Buon pomeriggio da Daniele Burigana della Giovane Italia e benvenuti al Centro Sportivo Green Club di Roma. Questa è Lazio Benevento, quindicesima giornata del campionato nazionale Under 16 Girone D. I padroni di casa sono al terzo posto, a solo un punto di distanza dal Frosinone secondo. La scorsa giornata hanno travolto il Cosenza in trasferta vincendo 5-1. Gli ospiti si trovano un gradino sotto in classifica, in quarta posizione con 23 punti. Nell'ultima giornata hanno vinto di misura 1-0 il derby campano in casa contro la Salernitana. Passiamo ora alle formazioni. I padroni di casa guidati da Mister Alboni scendono in campo con il sistema di gioco 4-3-1-2. A comporre il tandem offensivo ci sono Carbone e Polito, alle loro spalle sulla tre quarti De Martino con a sostegno due mezzali di spinta come Fazio e Chiucchiuini. Gli ospiti di Mister Fusaro rispondono invece con il classico 4-3-3. La difesa sarà guidata da Capitan Zanni con Nonga alla sua sinistra, Masi e Malafronte gli esterni difensivi. Al 21esimo del primo tempo l'episodio che indirizza la partita. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo si accende una discussione tra Frasca e Di Bartolomeo. Il numero 9 degli ospiti incredibilmente colpisce il difensore biancazzurro con una gomitata sullo stomaco. Arriva quindi il direttore di gara per confrontarsi con il suo assistente. Dopo un breve confronto non ci sono dubbi, cartellino rosso per Frasca e Benevento costretto a rimanere in 10 uomini per 60 minuti abbondanti di gara. Giropalla difensivo della Lazio che torna indietro da Francioli. Il numero 5 alza lo sguardo e lancia lungo verso Polito. Zanni liscia il pallone, Polito è solo davanti a Marino, ma l'estremo difensore del Benevento gli nega il gol. Occasionissima Lazio al 36esimo. La ripresa si apre con la Lazio a trazione anteriore. De Martino riceve sulla tre quarti e alza un lob in direzione di Carbone. Il numero 9 se la porta avanti con la spalla, vince un rimpallo ed il più veloce di tutti è Alessandro Polito, che approfitta del pallone vacante e porta in vantaggio la Lazio. Si sblocca il match al quinto della ripresa. Lazio 1, Benevento 0. Punizione da sinistra per la Lazio, De Martino sul pallone, traiettoria morbida sul primo palo, Polito spizza, Zanni salva di testa sulla linea, poi ancora Lazio e ci prova con Trifelli ma Marino blocca senza problemi, Capitan Zanni nega il raddoppio alla Lazio al 19esimo della ripresa. Malafronte riceve palla sulla sinistra e punta Fazio, lo supera facilmente in velocità e mette un pallone dentro la rasoterra, sfera che passa fino ad arrivare a Nurcato, il numero 10 non ci pensa due volte, di prima intenzione spedisce alla destra di Mazzù, pareggio del Benevento al 22esimo del secondo tempo, grazie alla rete di Pasquale Nurcato. Angolo da destra per la Lazio, Fazio vede Chiucchiuini venire incontro e batte corto, il numero 8 supera un avversario, mette dentro e per Trifelli è tutto facile, tappin vincente del numero 3, torna in vantaggio la Lazio al 32esimo del secondo tempo, grande giocata di Chiucchiuini per Trifelli. Miconi supera un uomo a metà campo e si invola, palla al piede verso l'area di rigore avversaria, punta Zanni, rientra sul destro e scarica al centro, Fazio tocca per Mocci che di destro non sbaglia, la Lazio chiude qui il match grazie alla rete al 43esimo del suo numero 19, Tommaso Mocci. 45 sul cronometro, per il direttore di gara basta così, triplice fischio, la Lazio vince 3-1 ai danni del Benevento, una partita che si stava complicando incredibilmente nel secondo tempo nonostante la superiorità numerica e sale così in seconda posizione scavalcando quindi il Frosinone.